Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato a Maria. Anche la comunità filippina cattolica di Vicenza ricorda in un modo particolare questa attenzione nei confronti della Vergine. Lo fa con il Flores de Mayo, fiore di maggio. La celebrazione è legata a questo mese, un rito complesso, colorato e partecipatissimo, che noi italiani conosciamo molto poco, ma che ormai fa parte integrante della cultura e della fede di moltissimi nuovi cittadini. Tra reginette, fiori, corone, canti e candele, il Flores de Mayo, già da anni festeggiato con fede in due punti della diocesi, Bassano e Vicenza, ha animato per un po' le vie della città, dalla chiesa di Araceli fino al Ponte degli Angeli. Questa processione è una processione un po' particolare, dove prima di tutto si riprendono delle tradizioni che c'erano nel popolo filippino prima della evangelizzazione realizzata specialmente dai missionari spagnoli. Maggio è il mese della fioritura e questi fiori che sbocciano abbondantemente vengono offerti a Maria, la madre di Gesù, come segno di devozione. Qui nella nostra comunità, sia a Bassano come a Vicenza, celebriamo la processione Flores de Mayo e Santa Cruzan, che è la processione finale del mese, dove si vuole dare onore alla regina Elena e a Costantino, che hanno ritrovato la croce di Gesù a Gerusalemme. Una processione particolare perché viene animata da diversi personaggi, personaggi biblici, personaggi che richiamano i valori cristiani e personaggi che richiamano anche alcune caratteristiche di Maria che vengono proclamate nelle litanie. I personaggi biblici, per esempio, incontriamo Matusalemme all'inizio della processione, che ricorda a una piccola bacinella con dei granellini di sabbia che vengono bruciati, ricorda che la vita è una realtà che passa, che si consuma per tutti. Ma le personificazioni sfilate, orgogliose ed elegantissime sono state tante, ognuna ispirata alla storia della Bibbia e della salvezza. Corone di fiori, oggetti simbolici come ancore e bilance hanno aiutato la processione a raccontare la sua incredibile e curiosa narrazione vivente. Questa processione è molto sentita nella comunità filippina ed è anche uno stimolo per la nostra comunità italiana. Abbiamo perso un po' la tradizione delle processioni e specialmente abbiamo perso la possibilità di proclamare attraverso dei gesti simbolici la nostra fede. Ecco, questo è un segno molto significativo che anche le nostre comunità italiane all'estero hanno sempre vissuto. Dobbiamo ricordare che la nostra fede si lega poi dopo a delle immagini di santi, si lega a un santo particolare, si lega a dei simboli che sono molto significativi e che si vivono per esempio nelle espressioni religiose come quella della processione. Le nostre comunità italiane all'estero tutte sono partite magari con la valigia vuota, però con il cuore, la devozione al santo del paese. Questo si verifica allo stesso modo anche per le comunità straniere che sono presenti nel nostro paese, legati alle loro tradizioni, legati alle loro manifestazioni religiose, rimangono legati alla fede, continuano a vivere la loro fede e la alimentano. E da queste manifestazioni noi possiamo veramente ricavare degli aiuti, no? Per essere anche noi capaci di manifestare
con più semplicità ma anche con più entusiasmo la nostra fede nelle strade della vita, nelle strade della vita quotidiana dove normalmente viviamo e dove magari qualche volta ci vergogniamo di manifestare quello in cui crediamo.